pomeriggio, vi diamo il benvenuto dalla Dario Flaccovio per questo appuntamento video lezioni imparare il GIS tramite esercizi svolti con Mauro Fabrizio, autore insieme a Ludovico Frate del test esercizi svolti in QGIS per la Dario Flaccovio Editore. Buonasera Mauro Fabrizio e grazie mille per la disponibilità per questa occasione. Ciao e grazie a voi per insomma, avermi invitato a fare questo seminario. Bene, ti do subito la parola. Prima ricordo, do qualche indicazione ai partecipanti. Vi prego, quelli che state assistendo, di disattivare il microfono e la cam e per favore di non avviare alcuna registrazione perché si interrompe la nostra registrazione. Questo seminario sarà poi editato e disponibile su Dario Flaccovio Editore, canale YouTube. Se avete qualcosa da scrivere, scrivetemi in privato per qualsiasi cosa. Lascio subito la parola a Mauro Fabrizio e grazie mille. Grazie a te e grazie a tutti, insomma, per esservi iscritti a questo seminario online. Chiaramente si introduce una difficoltà rispetto ad avervi di fronte. Non poter parlare uno schermo è sempre complicato, ma penso che in futuro ci dovremo abituare a questa nuova questa soluzione. Inoltre, non conosco la platea. Quindi diciamo il seminario non è indirizzato verso la platea che sicuramente sarà molto ampia. È stato detto, insomma, ci sono geometri, ingegneri, geologi, laureati in scienze naturali. Quindi, ripeto, non è indirizzato perché non conosco la platea, però insomma, con questo seminario vi voglio dimostrare, far vedere come si può imparare il GIS partendo da zero, utilizzando in questo caso il nostro volume, però oltre che la manualistica, anche degli esercizi svolti, quindi andando nel pratico. E anticipo, perché poi ve lo ridirò anche dopo, che io faccio formazione dal 2007, formazione GIS, e praticamente ho sempre impostato i miei corsi con due PowerPoint molto veloci, uno di introduzione al GIS, ne vedrete una parte oggi, e uno di cartografia. Per il resto invece faccio svolgere esercizi, quindi faccio una breve presentazione del GIS e poi insomma dal libro vi mostrerò come svolgere quattro esercizi di difficoltà completamente diverse, quindi diciamo dal capitolo 2 all'ultimo capitolo ho scelto quattro esercizi poi per farvi vedere come si può partire da zero per arrivare a fare cose molto molto complesse. Quindi nel PowerPoint vi parlo solo di che cos'è il GIS e del software QGIS praticamente. Il GIS, come vedete in questa slide, quindi sistema informativo geografico, è uno strumento che serve a visualizzare, interrogare, analizzare e interpretare dei dati. Come vedete da questa definizione non si parla tanto di cartografia, cioè non è uno strumento che serve a fare le mappe. Questo noi lo diciamo sempre, ma in qualsiasi manuale o sul web lo troverete. Io dico sempre che se uno vuole fare una bella carta è meglio se usa InDesign, se è solo una questione grafica per una brochure. Invece il GIS è qualcosa di più complesso che, come vedete nella seconda frase, può essere utilizzato praticamente per analizzare diversi tipi di fenomeni, che ho messo fisici, naturali, culturali, biologici, economici, demografici, come vi avevo anticipato anche poco fa. Chiaramente si è bloccato il PowerPoint. Ok. Perché si parla di GIS? La GIS sarebbe per geografico, quindi ai dati associati a una localizzazione all'interno di un sistema di riferimento, e anche questo è un'innovazione rispetto ai software di grafica, cioè il dato è georeferenziato. Informativo perché riguarda altri dati collegati all'informazione geografica, cioè all'interno dei GIS c'è sempre un database associato al disegno, quindi per ogni geometria che noi abbiamo come disegno abbiamo un database associato dove possono essere inserite tutte le informazioni che vogliamo rispetto alla geometria, ma dove anche il software è in grado di calcolare alcune informazioni, come ad esempio se abbiamo una superficie, un'area, possiamo calcolare in automatico la superficie di quest'area. Abbiamo un fiume, possiamo calcolare la lunghezza, così come possiamo inserire noi ad esempio il nome del fiume.
sistema mi sembra abbastanza scontato. Quindi, come vi ho già detto, non è solamente un software e non serve solamente a fare delle mappe, ma è un qualcosa di molto più complesso. E qui vedete la differenza delle due disegni tipici in cui c'è un GIS, dove è una sovrapposizione di layer e dove c'è un database, rispetto ad una mappa che, la semplifico, è fondamentalmente un disegno. Fatto bene, però resta un disegno. Quindi il GIS, come ho detto, non è solo il software, ma l'insieme del software, degli operatori, dei dati, dell'hardware e dei metodi ed analisi che vengono utilizzati all'interno del software. Questo ve l'ho fondamentalmente già detto, e cioè che le caratteristiche principali del GIS sono il fatto che il dato è georeferenziato, quindi il dato viene inserito in un sistema di coordinate, che il dato, passo all'ultimo punto, è inserito in un database e collegato con la parte grafica, e poi il fatto che i layer, quindi diversi strati che andiamo a utilizzare, sono sovrapponibili, quindi possiamo avere l'uso del suolo più una zonazione, l'uso del suolo più le quote, e inoltre possiamo fare delle analisi. Nel GIS è possibile sovrapporre i diversi strati che si vanno a formare, quindi si può avere l'uso del suolo più una zonazione, l'uso del suolo più le quote. Insomma, le sovrapposizioni ve le potete immaginare, insomma, di ogni tipo. E inoltre all'interno del software è possibile fare delle analisi. Qui nomino il buffer, il clip, che sarebbe il ritaglia, ma le analisi in realtà sono praticamente infinite all'interno del software. Se scaricate il QGIS trovate alcune tipologie di analisi che si possono fare già col software di base, e il libro è stato scritto pensando al software come viene scaricato, quindi col software di base, però all'interno del software si possono scaricare i plugin e quindi avere più possibilità di fare delle analisi. I software GIS ce ne sono tantissimi, alcuni sono proprietari, il più famoso è l'ArcGIS, che quindi ha un costo, ce ne sono molti altri che sono free o open source. E da qualche anno sicuramente il QGIS è quello che è stato sviluppato maggiormente e che ha raggiunto ottimi livelli. Insomma, io da anni lavoro solo con il QGIS e ci si lavora benissimo e si può fare veramente qualsiasi cosa, paragonabile ai più blasonati software a pagamento, insomma. Qui ho inserito praticamente l'interesse nel tempo nel mondo e in Italia tra ArcGIS, quindi la curva in blu, e QGIS, la curva in rosso. Come potete vedere, insomma, il QGIS negli anni, vedete, dal 2004 al 2012 è stato abbastanza costante, poi inizia a salire, fino al 2018 la curva continua a salire, mentre l'interesse nelle ricerche di Google di ArcGIS resta piuttosto costante. In Italia addirittura ormai su Google viene cercato più QGIS che ArcGIS, e questo già da 5-6 anni, da quando il software è diventato molto più stabile e funzionale. Il QGIS è un software, come detto, gratuito, scritto da un team di volontari. Il codice è accessibile, quindi chiunque sa fare programmazione può contribuire, così come se uno individua un bug, c'è un sito dove comunicare la presenza di questi bug. Di plugin ce ne sono moltissimi, se uno è in grado di crearne uno può comunicarlo e questo viene testato. Una cosa molto importante, come succede spesso nei software gratuiti, il QGIS si integra benissimo con tantissimi altri software. E questo è fondamentale, perché spesso se manca un applicativo all'interno del QGIS lo si può cercare in GRASS, in SAGA, in R e integrarlo all'interno del QGIS stesso. E se adesso provate a scaricare nei prossimi giorni il software, troverete una long term release e una latest release. Suggerisco sempre di scaricare la long term, perché è quella che funziona meglio e non ha bug, mentre, diciamo, gli ultimi rilasci possono avere qualche bug. Quindi in questo momento vi conviene scaricare la 3.10.5. Passiamo al libro.
Il libro praticamente nasce dai corsi, nel senso che durante i corsi, spesso i corsi vengono seguiti da persone che magari non stanno ancora lavorando con il GIS, quindi hanno l'idea di imparare ad utilizzare il software, però poi non hanno la possibilità di applicarlo immediatamente perché magari non hanno un lavoro attivo, non hanno una tesi di laurea oppure non hanno i dati. Quindi spesso a fine corso, durante queste lezioni, i ragazzi mi chiedevano degli esercizi da poter fare a casa per continuare ad utilizzare il software. Quindi negli anni un po' di esercizi li avevo accumulati durante le lezioni, altri li creavo appositamente per i ragazzi che magari mi contattavano oppure successivamente. Quindi avevo molti esercizi da sviluppati, molti dei quali anche svolti praticamente. E quindi ho proposto a Dario Flaccovio, se erano interessati a questo prodotto, è un prodotto diverso rispetto alla manualistica o ad altri libri molto interessanti che hanno loro, e quindi hanno accettato. E, insomma, adesso stiamo valutando di scrivere anche il secondo, lo stiamo già scrivendo in realtà, che sarebbe la guida pratica all'analisi raster. Il libro è impostato in questo modo. Allora vi dico che il libro praticamente si può prendere. Mancano delle parti fondamentali come il georiferimento, per dire, e le proiezioni. Però è un libro che parte da zero e arriva a fare delle ottime analisi GIS. E praticamente nei diversi capitoli si trova sia una breve descrizione stile manuale, ma subito dopo si trova l'esercizio che spiega la parte precedentemente trattata. Quindi l'indice indicativamente è questo: caricamento e vestizione dei dati vettoriali, altri formati vettoriali, e questo è fondamentale perché introduciamo il discorso del geopackage. Io sono sicuro che tra di voi c'è chi si sta avvicinando adesso al GIS e chi lo usa benissimo. Quindi alcune cose saranno scontate, altro meno. Però la cosa fondamentale, soprattutto per chi si avvia, è il geopackage. Tutti conoscete lo shapefile probabilmente. Il geopackage è un'evoluzione dello shapefile. Quindi per chi inizia adesso, conviene iniziare col geopackage perché è un tipo di file molto più moderno, molto più versatile, con molte più opportunità rispetto agli shapefile. E chi conosce gli shapefile e vedrà un esercizio che andrà a fare potrà apprezzare la qualità del geopackage. Poi c'è un capitolo dedicato alle operazioni su tabelle, quindi si impara a fare le query. Un capitolo dedicato al menu vettore, quindi a un singolo menu presente all'interno del software. E si vanno ad analizzare gli strumenti di geopack di geoproce di scusate, di geoprocessing, gli strumenti di analisi, gli strumenti di gestione dati e gli strumenti di ricerca. E per ognuno di questi strumenti ci sono degli esercizi svolti. E poi c'è un ultimo capitolo dove ci sono 19 esercizi svolti che prendono praticamente spunto da tutti i capitoli precedenti. Adesso, scusate, ok. Vi mostro la pagina del sito Flaccovio, dove praticamente c'è parte del libro scaricabile. Vi dico un'altra cosa, scusate, torno indietro. Allora, con l'editore abbiamo fatto una scelta. In passato i libri della Flaccovio avevano il CD all'interno. Invece noi abbiamo fatto la scelta di avere i file scaricabili da questa pagina. Bisogna fare un login, ma è veramente velocissimo, e poi si possono scaricare gli esercizi. Questo si può fare anche se non si è acquistato il libro, ma si ha il login all'interno si ha un account all'interno della pagina, quindi si possono scaricare gli esercizi, li troverete numerati come sono numerati all'interno del libro. Pronto? Sì? Salve. Ecco, sì, volevo dire che effettivamente mi si interrompe dopo un paio di minuti, tutte le volte, mi dà lo stesso punto preciso proprio. Mi scusi, è un problema suo di connessione, però mi perdoni, perché nessuno ha dei disservizi. No, si riferiva probabilmente allo scaricare gli esercizi, giusto? No, no, proprio mentre ascolto la presentazione Ah, della ok, non lo registrazione, so. lei dice che fa vedere un PowerPoint e poco dopo allo stesso punto mi si ferma tutte le volte. Posso provare a far vederlo dal telefonino direttamente? Dove al telefonino vedo poco.
Sì, mi perdoni, però è un problema suo di connessione, quindi lei, non, nessuno sta avendo questo disservizio a livello generale, quindi non è... cambiare computer, vedo, insomma. Sì, se tu la reinserisco, non si preoccupi. Ricomincia sempre da capo, insomma, immagino. No, stiamo proseguendo, non ricomincia da capo, mi perdoni. Mannaggia, va bene, tanto poi vedrò di sera. Ora provo a cambiare computer, grazie. Prego. Grazie. Usa puro. Quindi all'interno della pagina Flaccovio Editore si può scaricare un estratto del libro dove si può vedere l'indice, quindi da questo vi potete rendere conto se è utile, se vi è utile o meno. Ci sono anche dei paragrafi, quindi anche come è impostato, quindi con la parte di spiegazione e gli esercizi, vedete, caricamento e bestizione dei dati, c'è prima una spiegazione e poi ci sono degli esercizi. A questo punto passo al software. Allora, io l'ho già aperto per comodità, però vi mostro. Vedete, io ho una versione 3.4. Vabbè, questa è una questione mia, mi mantengo versioni molto stabili precedenti. Il libro è impostato per il QGIS 3, ma come vedete va benissimo anche per le versioni successive. Allora, come vi dicevo, ho deciso di mostrarvi quattro esercizi, il 2.2, il 4.1 e il 5.2, ma questo ci interessa poco. Quello che voglio far vedere è come si può partire da cose molto semplici e arrivare a fare cose molto, molto complesse. Il primo esercizio andiamo a svolgere insieme è il 2.2. Quindi, scusate, chiaramente in un corso... vi direi ogni passaggio che faccio, in questo caso invece datelo per buono, insomma. Quindi quello che volevo far vedere è che la cartella che scaricate dal sito è impostata in questo modo. Questo, ripeto, lo potete fare indipendentemente dal libro, quindi se avete voglia di fare dei test con file, potete scaricare questi file e fare delle prove voi. Allora, l'esercizio, il libro trovate scritto e si svolge con il file punti. Il testo dice, dato un layer di punti quotati, rappresentare le diverse geometrie in base alle quote inserite nella tabella. Quindi uno inserisce i punti, il file, e poi tramite lo strumento graduato, ripeto, per chi non conosce il GIS, è difficile capire cosa sto facendo, per chi lo conosce è tutto molto banale, però vi voglio far vedere. Quindi questo è un semplice modo per rappresentare dei punti sulla base della quota, quindi i punti bianchi avranno quote inferiori tra i 48 e 538 metri, invece quelli più scuri tra i 1532 metri e i 2000 metri. Questo lo rendo più scuro per e vi dà un'idea maggiore, migliore. Vedete, quindi qui ci sono le quote più basse e qui ci sono le quote più alte. Questo, ripeto, indipendentemente dal libro, è una cosa che probabilmente nel lavoro vi è servita e quindi può essere recuperato come farlo anche dal web, ed è una cosa molto, molto banale da fare. Passiamo al secondo esercizio. Selezionare tutti i comuni appartenenti alla provincia di Teramo e che abbiano anche una popolazione maggiore di 10.000 abitanti. Quindi qui passiamo a lavorare in tabella. Quindi da quello che è stata solo una rappresentazione grafica di un qualcosa di già esistente, quindi un file che io ho scaricato da qualche parte, l'ho rappresentato in un certo modo, in questo caso i colori più scuri per le quote più alte, i colori più chiari per le quote più basse, in questo caso vado a fare una selezione. Quindi io vado a caricare i file del capitolo 4.
praticamente proprio da, non so se qualcuno di voi insomma ha acquistato il libro, però praticamente qui viene proprio indicato il metodo per farlo. Quindi si entra nella tabella e si fa una semplicissima query del tipo codice provincia, perché prima di tutto dobbiamo scegliere la provincia. Voi dalla tabella vedete che le province hanno codici diversi. Codice provincia uguale 67, perché la provincia di Teramo è 67. Poi ci sono gli operatori, e tra questi c'è l'AND, che rappresenta fondamentalmente un'intersezione, perché quello che viene richiesto, cioè selezionare tutti i comuni della provincia di Teramo con più di 10.000 abitanti, è una intersezione, cioè tutte e due le richieste devono essere accontentate. Quindi popolazione, che è la colonna, il campo dove c'è la popolazione, deve essere maggiore di, abbiamo detto, 10.000 abitanti. In questo modo, praticamente, siamo andati a selezionare i comuni della provincia di Teramo con più di 10.000 abitanti. E, diciamo, per chi si sta avvicinando al GIS, questo seminario è anche l'opportunità per conoscere le potenzialità di questo strumento e eventualmente l'utilità. Poi vi mostro un altro esercizio in cui le cose si complicano un pochino, che è l'esercizio 5.2, dove, data la mappa dell'uso del suolo, quindi un CORIN, per chi non lo conosce, è l'uso del suolo a livello europeo, utilizzatissimo da chi usa questi strumenti. Quindi l'uso del suolo di 7 comuni, e si chiede di creare la mappa del CORIN di un solo comune. Questa è una cosa utilissima quando si usano i GIS. Scusate, non inizio a perdere tra le varie pagine che ho creato. Quindi abbiamo detto che è l'esercizio 5.2. Vi assicuro che parlare a un computer è veramente difficile. Allora, qui l'ho creato già rappresentato praticamente. Allora, mi viene fatta una domanda. È chiaro che nella cartella degli esercizi non ci sono. Ci sono solo i file, ma non ci sono gli esercizi. Certo, gli esercizi sono nel libro, nel senso che poi l'editore deve comunque, un prodotto lo deve vendere. Quindi all'interno del libro ci sono gli esercizi e lo svolgimento. Invece i file sono liberamente scaricabili. Quindi dicevo, qui c'è un uso del suolo di una zona, può essere una provincia, qualsiasi cosa, e 7 comuni. A noi serve solamente l'uso del suolo, nell'esercizio si diceva serve l'uso del suolo del comune chiamato comune 1. Quindi all'interno della tabella dei comuni vedete quello che vi spiegavo prima, ma molti di voi già lo sapranno, associato a questa geometria c'è un database con inserite alcune informazioni. In questo caso ci sono i nomi dei comuni, che abbiamo chiamato comune 1, 2, 3, 4 e 5, e la popolazione. La popolazione in questo caso non serve, questo esercizio viene utilizzato, questo file viene utilizzato anche in altri esercizi dove invece servirà la popolazione. Quindi io devo selezionare il comune 1, si può fare semplicemente cliccando qui, oppure tramite una query come abbiamo fatto prima, cioè chiedendo ai campi nome comune uguale, qua gli si chiede di mostrare tutti i valori univoci, comune 1. E in questo modo abbiamo selezionato il comune 1. Adesso noi dobbiamo praticamente tagliare l'uso del suolo con questo comune 1 per avere l'uso del suolo di quel comune. Quindi siamo già passati ad un GIS in cui si fa l'analisi, nel senso che
A me si è spento lo schermo. Io vi ho perso. No, no, ci sei, Mauro. Ok, scusate, mi era diventato nero lo schermo. Il bello della diretta delle video lezioni è proprio questo. Cioè, il computer che mi funzionava da anni senza interruzioni. Chiaramente... La rete si lamenta, non ti preoccupare. È nero il giorno giusto, l'avevamo messo in conto, insomma. Quindi vi dicevo che siamo passati, io durante i corsi dico sempre che saper usare il GIS è da quando si inizia a fare l'analisi, fino a quando non si fa l'analisi praticamente è solo disegno. E adesso vi sto mostrando già qualcosa che rappresenta l'analisi, quindi fa parte di un corso base di GIS, però già inizia a diventare analisi. Se vedete nei programmi, vi dico una cosa, tanto non mi riferisco a nessuno in particolare. Se dovete fare un corso GIS e vedete il programma, se non c'è la parte di analisi di geoprocessing, non lo fate perché è un livello troppo base, è un qualcosa che si riesce a fare benissimo nei nostri corsi. Si fa le prime 4 ore per capirci senza arrivare a fare analisi. Quindi cercate di scegliere dei corsi in cui c'è l'analisi GIS, quindi viene nominato nel programma il geoprocessing. Dopo lo faccio vedere. Se mi fate domande mi distraggo tantissimo. La domanda è interessante, dopo vi faccio vedere l'ultimo esercizio, ti rispondo, ok? Però perdonatemi se mi fate domande, leggo e mi distraggo tantissimo. Cioè, più che altro non so se riesco a rispondere poi a tutti. Queste domande magari me le fate anche dopo. Comunque ti dico che l'esercizio successivo faccio vedere il geopackage. Fino adesso sto caricando shapefile. Allora, quindi esistono strumenti di analisi e in questo caso è un ritaglia, cioè noi con un comune selezionato andiamo a tagliare un corin. Quindi come layer ingresso scegliamo il corin e invece come layer che va a tagliare i comuni. E quindi dobbiamo dire solo elementi selezionati. Ripeto, non vi posso spiegare tutti i vari passaggi, il significato. Però è pure per mostrarvi che cosa si può fare, perché questa cosa semplicissima, ok, io praticamente ho tagliato il corin solo del comune 2, ok, vi dimostro che il comune 1, scusate, vi dimostro, vedete qui, comune 1, quindi ho selezionato il comune 1 e adesso qui. Questa è una cosa per chi usa il GIS banalissimo, però capita spessissimo che si pensa di saper usare il GIS e poi questa cosa no, non la si sa fare. Diciamo che si inizia a saper usare il GIS da questo momento in poi. Questo lo dico, lo ripeto perché è una cosa in cui credo tantissimo. Questa è la base del GIS, cioè meno di questo il GIS lo si deve ancora imparare. E adesso invece passiamo all'esercizio svolto, l'esercizio completo, quindi quello che riguarda i 19 esercizi dell'ultimo capitolo, il capitolo 6. Io faccio ripartire sempre il software perché è sempre meglio, insomma. Allora, ho preparato un Word dove ho copiato praticamente l'impostazione del libro, quindi ripeto, questo seminario non vuole essere uno spot al libro, anche se poi alla fine è organizzato dalla Flacco Editore, però è per farvi vedere dove, dandosi degli obiettivi su un lavoro, io dico sempre un lavoro o una tesi, insomma, che sono poi due estremi. Poi sì, impostando la cosa per bene, quindi questo si potrebbe fare prima di questo, lo svolgimento si potrebbe fare anche prima di utilizzare il software, poi le cose vengono da sole. Insomma, io dico sempre che alcuni passaggi, tipo il ritaglio che vi ho fatto prima, con il software magari uno non si sa perché non lo riesce a fare, però se vi do due fogli e una forbice è un'operazione riuscita a fare facilmente. Quindi in questo caso io sono sicuro che
Questo equivale ad un esercizio di, non dico delle elementari, ma di prima media. Però svilupparlo con un software può sembrare complesso, conoscendo diversi pulsanti e diverse funzioni diventa semplicissimo. L'esercizio è questo: bisogna costruire una nuova fabbrica in Abruzzo. Avrete capito che sono abruzzese, insomma. Individuare cartograficamente i territori potenzialmente idonei, sapendo che questa fabbrica non può essere costruita nelle aree protette. C'è un vincolo. Deve essere distante almeno 500 metri dall'urbanizzato per non dare disturbo alle persone, almeno 1000 metri dalle scuole, potete capire perché, e almeno 3000 metri lontano dagli ospedali. Però si deve trovare al massimo a 1500 metri dalle strade statali, perché comunque costruisci una nuova fabbrica, non devi costruire nuove strade, quindi ci deve essere una prossimità con le strade. Allora, vi mostro come la domanda che mi avete fatto prima, come aprire un job package. Per aprire il job package, visto la domanda che è stata fatta, mi fermo un po' di più. Allora, questi sono gli strumenti per aprire i vettoriali, i raster, i VMS e così via. Lo strumento è lo stesso, perché comunque il job package è un vettore, quindi è sempre aggiungi vettore, si fa sempre la ricerca del dataset vettoriale. E il file di job package è così, praticamente è un unico file che all'interno ha altri file. E adesso lo vedrete. Scusate, non mi ricordo l'esercizio, il 6.1. Verifico perché, scusate, ho il libro qui con me, verifico perché il 6.1 perché ho un dubbio. Infatti non è il 6.1, scusate, ho scritto male sul Word, datemi solo un secondo. Il 6.3. Allora, praticamente vi faccio vedere una cosa, per chi conosce il GIS ma non conosce il job package, ripeto, sarà sorpreso positivamente da questa cosa. Praticamente io aggiungo il job package e lui mi dice all'interno del job package io ho un multipolygon con una sola geometria, un altro con 22 geometrie che sarebbe le aree protette, ho gli ospedali, ho le scuole, le strade statali e l'urbanizzato. Quindi praticamente il job package ha all'interno 6 strati, che poi possono essere i cari vecchi shapefile inseriti nel job package. E vi mostro un'altra cosa molto interessante, e cioè che hanno già la rappresentazione che gli ho dato io. Quindi io ho preparato i file, gli ho dato una rappresentazione e all'interno del job package gli ho detto le aree protette devono essere verdi, il confine abruzzese deve essere rosso e bucato, gli ospedali devono essere questo puntino col più. Quindi io in un solo file riesco ad avere 6 strati già rappresentati, e voi, per chi lavora e usa il QGIS, può capire l'importanza di questa cosa. Cioè, io posso spedire un unico file a una persona che deve solo scaricarsi il software ed aprirlo, e si trova questa cosa qui. Quindi io gli devo solo insegnare aggiungi vettore e carica job package 3, e lui si ritroverà questa rappresentazione. Quindi pure come consegna per mostrare cosa uno sta facendo, poi all'interno del software basta sapere usare gli strumenti di Zoom, ma questo bene o male si sa usare, chi usa il CAD, il PowerPoint, insomma, gli strumenti di Zoom sono bene o male sempre gli stessi. Allora, passiamo allo svolgimento dell'esercizio. Questo è un esercizio di una buona complessità, insomma. Un esercizio, cioè qui li chiamiamo esercizi, chiaramente in ambito lavorativo li chiameremo in altro modo. Quindi qua c'è il suggerimento su come caricare i file. Dopodiché bisogna passare a fare i buffer, perché abbiamo detto che questa fabbrica non può essere costruita, deve essere distante almeno 500 metri dall'urbanizzato, 1000 dalle scuole e 3000 dagli ospedali. Quindi dobbiamo creare tre buffer, tre anelli fondamentalmente attorno all'urbanizzato, alle scuole e agli ospedali. Partiamo dall'urbanizzato, quindi qui vedete nel libro viene descritto come fare, andare nel menu vettore, strumenti di geoprocessing, buffer. Quindi io vado in vettore, strumenti di geoprocessing, buffer. Qui poi c'è il suggerimento, selezionare urbanizzato, in distanza scrivere 500 e spuntare il dissolve. Il dissolve praticamente riunisce tutti i diversi strati. Questo datelo per buono, altrimenti ci incartiamo. Quindi io scelgo l'urbanizzato e in distanza scrivo 500 metri e qui gli dico dissolvi.
eseguo, e questo è il file che vado a creare. Levo la spunta così potete vedere. Vedete, questo è l'urbanizzato e questo è il buffer attorno all'urbanizzato. Quindi questa è una distanza di 500 metri da tutte le aree urbanizzate abruzzesi. Ci siamo? Vi faccio la domanda, ma non posso sentire le vostre risposte. E quindi in queste zone non si può costruire la fabbrica. Dopodiché, noi dobbiamo fare il buffer attorno alle scuole. Per non confonderci, quello che si può fare è rinominare, chiamarlo buffer urbanizzato. Nel volume tutto questo è descritto. Nel pannello dell'EI rinominare il risultato buffer urbanizzato. Dopodiché vi faccio una cosa, se io clicco su scuole, nel momento in cui vado nello strumento, lui seleziona già in automatico la scuola e la scuola mi sembra che erano 1000 metri. Quindi noi creiamo questo buffer di 1000 metri e facciamo la dissolvenza. La dissolvenza serve a non avere separazioni tra una zona e un'altra, fondamentalmente. E queste invece, quindi queste erano le scuole e questo è il buffer attorno alle scuole. Vedete, è un raggio qui 970, non sto lavorando di precisione, però di 1000 metri attorno alle scuole. Anche questo lo rinomino e lo chiamo buffer scuole. Adesso dobbiamo fare il buffer attorno agli ospedali 3000 metri. Quindi stessa operazione. Questi sono gli ospedali. Per chi si avvicina al GIS consiglio sempre di lavorare in questo modo, lasciare spuntato solo quello che serve, altrimenti ci si incarta un pochino. Quindi mettere in distanza 3000 metri, dissolvere tutto. E questi sono i nostri buffer attorno di 3000 metri. E rinominiamo questo. Finiamo questo e vediamo se, siccome alle 17:30 devo, io non so se tutti leggete le domande che mi vengono fatte, quindi mi è stato chiesto se si può fare l'esercizio 5.3. Dall'orario che vedo non credo, perché vogliamo lasciare un quarto d'ora alle domande, però poi, insomma, voi avete il mio PowerPoint, mi potete scrivere privatamente se avete avuto qualche singolo problema o qualche singolo esercizio. Allora, buffer, ospedali. E quindi abbiamo creato praticamente tutte le superfici dove la fabbrica non si può creare. Adesso invece andiamo a creare uno strato nei luoghi dove invece la fabbrica va fatta, e cioè entro i 1500 metri, vedete, torno al testo dell'esercizio, al massimo 1500 metri dalle strade statali. Quindi qui viene descritto sempre come fare. Vettore, strumenti di geoprocessing, buffer, 1500 metri, esegui e chiudo. Quindi questi invece sono i buffer attorno alle strade. Quindi questo è il luogo dove la fabbrica va costruita e invece questi. E questo invece dove non va costruita. Adesso l'operazione successiva, come descritto anche qui, è l'unione, cioè io devo unire i tre strati dove la fabbrica non può essere costruita. Lo strumento si chiama, per fortuna poi gli strumenti si chiamano come li chiamiamo in italiano, cioè in questo caso dobbiamo unire, quindi facciamo un'unione. Allora, l'unione diciamo, in questa schermata va fatta a due a due.
ci sono metodi per farle tutte e due insieme, insomma, i tre strati insieme, ma qui non ve lo mostro, altrimenti complichiamo un po' la situazione. Quindi io vado a scegliere come layer ingresso il buffer scuole e il buffer urbanizzato. Eseguo. E come potete vedere, secondo me, purtroppo ha fatto quasi un colore simile. Allora, questa è la somma del buffer scuole e del buffer urbanizzato. Vedete, se io levo la spunta, sotto ci sono il buffer dell'urbanizzato e il buffer delle scuole. Adesso io devo unire ancora un altro buffer dove non possono essere, dove non può essere costruita la fabbrica. Quindi vado in vettore, strumenti di geopro, scusate, rinomino questa, se no. Allora, l'unione, questo lo chiamiamo unione scuole e urbanizzato. Adesso devo unire questo con il buffer ospedali. Uso un'altra volta l'unione, scelgo unione scuola urbanizzato e a queste vado a sommare, vado a unire il buffer ospedali. Queste quindi sono tutte le zone dove buffer. Attivo i tre buffer, vedete, se disabilito sotto trovate i vecchi strati. Quindi queste sono tutte le zone dove l'ospedale non può essere costruito. Lo rinomino e lo chiamo unione totale. A questo punto, queste sono le zone dove l'ospedale non può essere costruito. Noi adesso dobbiamo creare lo strato dove invece. Scusate, a questo qui mi sono scordato un'unione perché dal testo la fabbrica non può essere costruita nemmeno nelle aree protette, quindi devo fare un'ulteriore unione tra diciamo, i tre strati che ho unito e le aree protette, che è già una superficie che io avevo in partenza. Mi sposto i file giù per non avere problemi. Quindi queste che vedete sono tutte le superfici dove la fabbrica non può essere costruita. Invece queste, il buffer strade e dove scusate, ho pescato il file sbagliato. Il buffer strade non l'avevo creato, è questo. Ok, vedete, non l'avevo rinominato e infatti me l'avevo perso. Chiudo il telefono, altrimenti. Allora, quindi da quest'unione lo chiamiamo invece la chiamo complessiva per non chiamarla totale. Quindi questi sono i nostri due file. Dove la fabbrica non può essere costruita e dove può essere costruita. Esiste un ultimo strumento che si chiama differenza, che serve a mostrare, praticamente ad avere come risultato solo la parte, diciamo, l'inverso dell'intersezione, cioè dove i due strati non si sommano, che si chiama differenza. Quindi sempre strumenti di geoprocessing differenza. E qui gli dico il layer d'ingresso è quello che io poi voglio vedere, che sarebbe il buffer strade, cioè dove io posso costruire
la fabbrica. Invece, come strato di ritaglio, praticamente unione complessiva. Il risultato. Sbagliato qualcosa. Sì, perché ho fatto. Scusatemi. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato, ho mostrato solo quello sbagliato. Allora, questa è la differenza, quindi, che deriva. Chiaramente la fabbrica può essere costruita in prossimità delle strade, come potete vedere, escludendo tutte quelle superfici che ricadono vicino agli ospedali, all'urbanizzato e nelle aree protette. Quindi questo è il risultato finale. In realtà, vedete, avendo fatto dei buffer, ci sono delle parti che finiscono al di fuori dell'Abruzzo, quindi un'ultima operazione si può fare, che è quella che vi ho mostrato anche prima, andare in strumenti di geoprocessing, dirgli ritaglia e quindi dirgli ritaglia la mia differenza, che è l'operazione che ho fatto prima, con l'Abruzzo, quindi con i confini abruzzesi, e in questo modo ho lo strato che serve a me. Quindi in questo modo io riesco a sapere in quali zone posso costruire la fabbrica. Per chi fa valutazioni impatto ambientali può capire l'utilità di questa cosa, perché poi insomma sono molti vincoli sul territorio, escludendo tutti i vincoli e dando invece tutti i parametri su cui conviene fare un qualcosa, ecco che si ha un risultato di questo tipo. Chiaramente adesso non lo facciamo per questioni di tempo, però sotto questa mappa si può aprire una CTR o un IGM e quindi vedere nello specifico dove ci si trova. Non solo, si possono fare operazioni insomma di trasparenza, qualsiasi cosa, perché usa il CAD o altri strumenti, sa benissimo. Facendo in questo modo e mettendo al di sotto un altro strato si può vedere quali sono le aree di interesse. Insomma, l'esercizio è stato svolto tutto. Vi ho voluto far vedere, fare praticamente un passaggio tra una cosa molto banale e una cosa molto, molto complessa. Insomma, quindi è stato questo la logica del seminario di oggi.